Bene, ora che la strada per il tesoro è sicura, possiamo uscire dalla banca. Abbiamo prelevato tutto il necessario. Che succede? Mi sento molto a disagio. Che c'è? Forza, entra. C'è qualcosa che dobbiamo discutere con te. Entra. Più o meno ho detto la stessa cosa. Cosa sta succedendo? Cos'è questo allarme? Cos'è tutto sto fumo? Che ne dici, prigioniero? Sorpreso? Che sta succedendo? È una contromisura per impedirti di trascurare la tua riabilitazione. Ti sprona a usare le esecuzioni. La chiamiamo allarme delle fusioni. È un sistema d'allerta che ti avvisa quando stai trascurando i tuoi doveri. Quando senti questo suono, tutti i tuoi pensieri devono concentrarsi su questo luogo e sulle esecuzioni. Devi diventare più forte per il bene della tua riabilitazione. Le esecuzioni saranno molto più severe con l'allarme attivo. I risultati che le persone ottenute saranno ulteriormente rafforzate. Tuttavia, più esecuzioni condurrai durante l'allarme, più sarà facile che capiti un incidente. Pertanto dovrai prepararti meglio del solito per condurre delle esecuzioni durante un allarme. L'allarme suonerà quando avrai affrontato numerose battaglie. Fai in modo di venire qui non appena lo senti, chiaro? Va bene, grazie. Bene, ti conviene sfruttare a dovere l'allarme. Perfetto, l'allarme era esattamente un evento che stavo aspettando. Ebbene, continua a dedicarti alla tua riabilitazione. Con l'allarme attivo possiamo realizzare anche le nostre armi definitive, sia la mia sia quella di Ryuji. E credo che quella di Ryuji abbia un po' la precedenza in questo momento, visto che comunque noi siamo abbastanza forti da poter reggere comunque la battaglia. Non che Ryuji non possa farlo, per carità. Però, se possiamo renderlo migliore, perché non farlo? Trasmutiamo Thor e otteniamo il Mjolnir d'oppressione. È un'arma che fa 324 più attacchi elettrici, arma leggendaria impugnata da un dio. È molto più forte di 4 della nostra, però è sempre buono averlo. Vai Ryuji, tra poco avrai la tua arma definitiva. Stiamo per eseguire la morte di un dio, che non ci interessa comunque. Questo è per te, il Mjolnir d'oppressione, fanne buon uso. Lo farò sicuramente, vado subito a equipaggiarlo al nostro caro amico Ryuji. Da martello finale a martello Mjolnir d'oppressione. Certo, il bonus che ottiene è attacchi elettrici plus. Non è chissà cosa, per esempio, se guardiamo quella di Morgana gli aumenta la magia, che è già meglio. Quella di Han fa congelamento, è tanta roba. Quella di Yusuke fa paura e quella di Makoto fa chance di critico alta. Elettrico plus non è granché, ma è comunque qualcosa. Potremmo fare anche benissimo la nostra arma, ma in realtà non possiamo, per una motivazione molto ovvia. Come hanno detto, più usiamo una determinata fusione, più possono succedere degli incidenti. Ecco perché adesso farò un tentativo di fusione. Ci iniziamo a portare avanti per una fusione che richiede ancora l'aiuto del nostro Arsène, grande fratello. Prendiamolo, ci costa 191.000 yen. Pensa quanto è diventato potente. Questa era una persona che costava 1.000 yen a dir tanto all'inizio del gioco. Andiamo sulla F Forneus. Questo coso qua, insomma, brutto, questa mantide brutta. Fondiamo il nostro amico Arsène con Forneus per fare mietitore spettrale, che ottiene 5 potenziamenti. Già, questa persona tuttavia, visto le circostanze, tra l'altro, visto che ci ho appena fatto caso, questa persona a livello successivo ottiene potenza maledizione, che otterrà di sicuro visto che aumenterà di livello. Gli insegniamo volere della spada e noi gli insegniamo a questo punto potenza maledizione, anche perché Arsène non ce l'ha. Però gli insegniamo amplifica maledizione, urlo di trionfo, discepolo sagace e come ultime due abilità facciamo assorbi ghiaccio e non lo so. Amplifica arma, giusto perché è lì. Ecco qua, procediamo.
Ok, è andata bene. Il Pell Rider, grazie di essere diventata la mia maschera. Ora, questa persona non possiamo fonderla. Non ci pensare neanche a cambiarmi le mie abilità, lascia stare. Ecco qua, e lo mettiamo al posto, no, al posto di questo qui. Megidola, ma sì, tanto, non ti userò mai. Evita sacro, anche lì non ci serve. Che te ne pare, è riuscita benissimo. La tua nuova persona trabocca temporaneamente di potere. Usandola in un rituale durante l'allarme potresti ottenere risultati inaspettati. Forse non sarà il risultato che ti aspetti, ma accadrà qualcosa di grosso, sfruttalo a tuo vantaggio. La ghigliottina è stata usata troppo, continuare a sollecitarla potrebbe essere pericoloso. Esatto, usare un'altra volta una fusione è già pericoloso di suo, ma usare una persona con questa scritta gialla è pericoloso al 100%, esce una cazzata sicuro. A noi importava portarci avanti in questo momento. Avendo ottenuto mietitore spettrale, abbiamo ottenuto la persona che ci serve per la fusione successiva. Ora possiamo tentare di fare o un'altra volta la sedia elettrica, con la probabilità che ci vada male, oppure fare una fusione a cazzo giusto per usarla. Ora dobbiamo andare a prendere, dove sei, Tsukiyomi Picaro, e sperare che ci vada bene. Dobbiamo sperare che la fusione vada bene sulla sedia elettrica. Potrebbe essere rischioso, potrebbe non andare bene. Mal che vada, ci troveremo con qualcos'altro. Sta andando male perché non mi fa saltare il video. Va bene. Vediamo cosa otteniamo. Sicuramente una cazzata. Guarda, non voglio neanche vedere cosa otteniamo. Otterremo sicuramente qualcosa di altamente inutile. Lo so già. Però è bello che loro... Cosa succede? Porca troia! E muoiono folgorate anche loro. Poveracce. Vediamo che cazzata abbiamo ottenuto. Sembra che non sia andata secondo i piani. Un'ambra grigia. Wow. È proprio quello che volevo per Natale. Va bene. Non è andata come volevamo, però meglio di nulla. Ehi, che stai facendo? Dovremmo muoverci. Hai ragione. E allora, ragazzuoli, è il momento di muoverci. Dov'è Yusuke? Che fine ha fatto Yusuke, scusami? È là in fondo, ma perché? Bene allora, ora possiamo uscire da qui. Ora che abbiamo sbloccato le fusioni con l'allarme, qualcosa di utile in realtà si è attivato per me. Guarda un po', tutto quanto sbloccato. Finalmente la strada per il tesoro è sgombra, ora dobbiamo solo inviare la lettera di sfida. Già, la fase preparatoria può dirsi conclusa. Ora dobbiamo affrontare la vera prova. Ma non è il momento di aver paura, Joker. Siamo arrivati sin qui. Dobbiamo farcela. Io conto su di voi, ragazzuoli. Conto esattamente su di voi. Kai Kaka. Oggi sei stato bravo. Sei stanco? Abbastanza. Quand'è che mandiamo la lettera di sfida? Dovremmo sbrigarci. Sono d'accordo. Direi che prima lo facciamo, meglio è. Non abbiamo la certezza che manterrà la promessa dopo tutto. Tu cosa ne pensi riguardo, Makoto? Onestamente, non vedo l'ora di spedirla. Voglio porre fine il prima possibile ai suoi orribili crimini. Sono d'accordo. Diamine, devo darci dentro! Voi siete tutti presi di brutto! Noi siamo pronti a muoverci non appena lo vorrai. Già, è vero, però io chiamerò Kawakami per farmi fare un massaggio, visto che sono stanco. Oh, mi stai davvero chiedendo un massaggio? Va bene, sappi che l'ho imparato lavorando da Victoria, lo so, grazie. L'importante è che mi massaggi le spalle, Kawakami. Un massaggio a un mio studente. Non c'è niente di strano, ma se si venisse a sapere... Sarebbe uno scandalo, certo, come no. Ah, così dovrebbe andare. Sento che il mio corpo è molto più leggero. Oh, pare che abbia funzionato. Eh già. Bene, ora vado a casa. Non ti stancare troppo, ok? Va bene. Dobbiamo iniziare un altro confidente. Io devo dare un po' di concima a questa pianta prima che crepi. Poveraccia. Ecco a te. La mia gentilezza non appari, lo so. Dobbiamo iniziare un nuovo confidente. Però aspetta. Kikyoji. Oh no. No, non mi puoi far questo. C'è Akechi-kun. Aspetta. Mi hai rovinato i piani, Akechi, sappilo. Perché anche Akechi ci serve, cavolo.
Ci serve per sbloccare un'altra zona. Eccomi qua, Catchy, scusami. Ehi, Star-kun, buonasera. C'è un caffè niente male qui vicino. Speravo di poter discutere davanti a un te, ma sfortunatamente il mio passaggio in TV ha attirato l'attenzione di un manipolo di fan piuttosto radicali. La fama, eh? Per loro, chiunque mi frequenti deve rispettare i canoni di bellezza e intelligenza che hanno stabilito. Quindi se sono poco intelligente non esci con me? Altrimenti diffondo tutto in rete stigmatizzando e molestando le persone coinvolte. Non te lo auguro. Che Akachi vuole parlare a un caffè qui vicino. Con la mia conoscenza e il mio fascino non dovrei aver problemi. Ma tu, mi aspetto che ce la faccia tranquillamente. Lo so, Akechi, sono un gioiello d'altro canto. Passiamo il tempo con lui. Grazie, è un posto molto gettonato. Dovrebbe essere aperto, andiamo. Io vado a farmi un giro, fammi sapere quando sei pronto ad andare via. Che tra l'altro Akechi c'ha sta valigia con la gigante tipo di Avengers sopra, ma credo sia la di Akechi. La torta che fanno qui è molto rinomata, volevo assaggiarla di persona. Vieni qui spesso, eh? No, l'ho scoperto solo di recente. Le mode sono alquanto simili, ergo sono più incuriosito dalla sua popolarità che dal suo sapore. Ebbene, che ne dici di provarla? Vai, se offri tu. Era deliziosa, dopotutto, a dirla tutta, me la sono goduta più di quanto mi aspettassi. Ehi, guarda, ma non è lui. Oh, intendi il tipo che è sempre in TV in questi giorni, com'è che si chiamava? Mi pare Akechi-kun, no? Sai, il principe detective della prossima generazione. Dovremmo chiedergli un autografo. Potrebbe essere una cosa di cui vantarsi. Oh oh, a quanto pare sono stato individuato. Beh, certo, era inevitabile. Sei un così bel ragazzo e sei insieme a un altro bel ragazzo, se permetti. Suppongo che sia venuta qui solo per una torta. Non vuole fare niente di male, ci scommetto. Ma non voglio causare problemi al locale. Eh? C'è qualcuno di importante? Di chi si tratta? È una celebrità! Erano donne. Sembra che io abbia esaurito il mio tempo. Avrei voluto che durasse un po' di più, però. È meglio andare. Perché tanta fretta, invece? Mi spiace, ma credo sia meglio andare. Se restassi, causerei solo problemi. È un peccato che non abbia anch'io degli occhiali. Forse sarei riuscito a cavarmi anch'io d'impiccio. Perché non lo scopriamo, allora? Tieni. Cosa fai? No, stai lontano! Ehi, cosa stai... E Akechi all'improvviso divenne noi. Oh, è tornato. Questa volta avrò il suo autografo. Ehi, sei sicura sia Akechi-kun? Guarda, ora che lo vedo da vicino mi è sorto il dubbio. Non è che te lo sei immaginata. Non ricordo bene la trasmissione, ma sono piuttosto certa che non avesse quell'aspetto. Vabbè. Se fosse stato davvero lui, mi sarei potuta vantare di averlo incontrato. Madonna mia, basta così poco, Akechi, per non farti individuare. Non riesco a credere che tu l'abbia fatto davvero. Suppongo che mi convenga fare attenzione a quel che dico quando sei nei paraggi. Tipo, non dirmi mai voglio darti un bacio, perché potrei accettare. È stato un male necessario, purtroppo. Beh, mi hai salvato. Oserei dire che è una soluzione così rozza che non mi sarebbe mai venuta in mente. Comunque, non puoi sapere come potrebbero andare le cose se non gli dai una possibilità, eh? Credo di aver imparato una lezione preziosa. Grazie. Di nulla. L'importante è che il nostro rapporto sia aumentato, Akechi. Rango 3. Pam. Parabarapam. Pam. Pare che il nostro caffè si sia raffreddato. Perché non ordiniamo un altro? Se paghi tu, volentieri. Beh, ci vediamo presto. Ciao anche a te, Akechi. Buona serata. Salve, è un peccato che oggi la nostra discussione sia stata interrotta. Era una chiacchierata piacevole. Oggi mi hai davvero sorpreso. Non riesco a credere che te ne sia uscito con un trucco tanto semplice. È stata un'esperienza interessante, ma di sicuro non intendo più rivivere un tale supplizio. Ho visto di persona cosa succede se non faccio attenzione alle parole in tua presenza. Non è stato divertente? Hai un'idea perversa di divertimento. Tuttavia, se la prossima volta ti vestissi come me, lo accetterei. Potrei usarti come controfigura, ma i capelli neri non funzionerebbe. Non siamo poi così diversi in altezza. Credo che i miei vestiti ti starebbero. Me lo stai proponendo, Akechi?
Nel caso dovremmo organizzarci con cura. Deciderei tutto io, dai capelli agli accessori. Non se ne accorgerebbe nessuno, ne sono certo. L'abbiamo dimostrato oggi, la gente si ferma alle apparenze. Ops, scusami, domani devo svegliarmi presto, quindi devi scusarmi. Ci vediamo. Ciao anche a te, Akechi, buonanotte. Pam pam pararam pam 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 pararam. Oh, siamo riusciti a sederci. Perché non leggi qualcosa prima di arrivare a destinazione? E avrei qualcosa da leggere. L'esperto di biliardo. Ci servirà. Prova a immaginare una linea invisibile. Ah, perciò osservi la scena dall'alto per prevedere la traiettoria della biglia. Già, penso che funzionerebbe. Hai finito di leggere Esperto a biliardo. Quel libro era pieno di dritte sul biliardo. E la sezione sui tiri a effetto era elettrizzante, specialmente il tiro dietro la schiena e il jump shot. Una volta ho provato a fare il jump shot. È una roba di una precisione, ma proprio devi fare tac per far saltare la palla e andare dall'altra parte. Se non sei bravo, esce difficile. La prossima volta proviamoci. Direi che è un'idea. Oh, siamo quasi in stazione. Benissimo, abbiamo sfruttato il tempo oggi. E sta piovendo, quindi posso andare a prendere altro frullato iperproteico. Un'altra interrogazione. Non sopporto più la pioggia di quest'anno. A chi lo dici? A proposito di pioggia, sapevate che Teru Teru Bozza era inizialmente femmina? Secondo una teoria, è nata dalla bambola di carta cinese di una ragazza, Sao Ching Niang. Arrivata in Giappone, sembrava un monaco che pregava il sole e divenne un maschio. Nella storia non è raro che il sesso di qualcuno venga cambiato per fini politici o religiosi. Ebbene, Star-kun, dà un'occhiata all'immagine. Sì, mi dica. Ah, la papessa! Alcuni dicono che questa carta dei tarocchi si basa su una donna di nome Giovanna. Ora, sapete qual era il suo ruolo di questa donna? La papessa? Che è anche scritto? Esatto! La papessa Giovanna è stata una figura importante nel Medioevo. Sei un fanatico della storia? Giovanna o Johanna? Guarda caso. A detta di qualche storico, è stata papessa di Roma nonostante le leggi. Pertanto è diventata una figura leggendaria, spesso inneggiata come simbolo anticlericale. Oh, è stato bravo, ha saputo rispondere, Yaru Janega. Scusatemi, mi sono fatto prendere dalla cosa. Secondo le leggende, Giovanna era una donna che si spacciava per un uomo giunta a Roma da Atene. Lodata in tutta la città per la sua saggezza, venne scelta dal popolo come papa. Tuttavia, quando si scoprì che era una donna, venne lapidata a morte. L'incidente venne giudicato un tabù della chiesa, che fece cancellare Giovanna dai libri. Fin tanto che fanno il loro lavoro, che importa se sono donne o uomini? Cavolo, la gente! Non è meglio rimanere un gatto allora, Morgana? Essere uomini può essere pericoloso. Pam, 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 parabara, pam. Chi è che mi scrive oggi? Come va? E lettera di sfida. Mandiamo la lettera di sfida. Abbiamo trovato il tesoro, quindi credo che dovremmo occuparcene al più presto. Se sei pronti, se sei pronto raduniamo tutti? No, ti sei preso cura del tuo fisico. Molti dei miei pazienti si sono ammalati di colpo recentemente. Tu stai bene, posso visitarti se vuoi. Takemi ti sta aspettando in clinica. Lo so benissimo. Però prima andiamo a prendere il frullato. Che tra l'altro, cosa che ormai l'ho dimenticata completamente, non stavo più andando qui a prendere il melon pan e il sandwich inzuppato. Che vabbè, come ho detto, non ci serve a un cazzo. Ma c'è Akechi lì. Non lo sapevo. Ciao Akechi, amico mio. Ciao. Ah, sei tu. Mi fa piacere che ti sia deciso a parlare con me. Avevo un po' di tempo prima delle riprese, quindi ho fatto un giretto. Ultimamente sento parlare molto di gruppi criminali. Spero che tu non sia coinvolto. Non ti preoccupare. Ah, benissimo. Se dovesse servirti aiuto, non esitare a chiedere. Ho degli agganci in polizia. In questa città le emozioni non mancano. Prima quell'incidente ferroviario, ora la mafia. Per non parlare dei ladri fantasma, ho pensato a lungo durante la mia passeggiata. I ladri fantasma avranno visitato la mostra di Madarame prima di commettere il crimine. Qual è il loro obiettivo? Chi sarà il prossimo bersaglio? Ehi, quello è Akechi-kun. Ah, sì, è lui. Vado a chiedergli di farci una foto assieme. Come? Ultimamente vengo riconosciuto spesso. Vorrei poter parlare di più, ma devo proprio andare. Spero di rivederti presto. Ciao Akechi. Ora puoi viaggiare velocemente verso la zona obiettivo dell'oscurità? Cosa? Che cazzo vuol dire?
Cos'è un bug questo? Zona obiettivo dell'oscurità? Beh, non ci fermiamo e compriamo il frullato intanto. Ecco fatto, grazie. Eccoci da Takemi. Hai bisogno di qualcosa? Devo parlarti. Non c'è niente di cui parlare. Sento di potermi avvicinare a Takemi grazie alla persona morte. Sento che presto il mio legame si rafforzerà. Perché non dice Takemi di Oyamada? Parliamo con lei. Oh, ok. Aspetta lì, vengo io. Ti siedi sul divanetto? Ah no, mi siedo io. Allora, di cosa volevi parlarmi? Credevo di averti detto di non tornare. Oh, la bambina. Ah, è il padre. Oh, dottoressa, dottoressa, e anche tu? Sì? Volevo parlarle il prima possibile. L'ospedale di cui hanno parlato al notiziario, lo stesso dove ha lavorato lei, vero? L'ospedale al notiziario? Oh, cielo! Temo che abbiamo pensato tutti la stessa cosa. Ma sapevo che non era capace di fare quelle cose orribili. Che sta succedendo? Oh, caspita! Non sa ancora nulla, quindi? Il direttore Yamada si è costituito, manipolava tutto da dietro le quinte. A quanto pare fu lui a fare quel terribile errore medico, ma addossò la colpa a un subordinato. È vero? Lo riportano i notiziari di tutto il paese. Non li ho visti. Sapevo che in questa storia c'era qualcosa di strano. Non ho mai creduto che potesse fare una cosa del genere. Evviva, dottoressa! Ma cos'è un errore medico? Cosa? È una cosa che non dovrebbe mai succedere, immagino. Sono contento. Anche io. È per caso una specie di scherzo? O Yamada che si costituisce con un tempismo perfetto? Perché? Non ha importanza, è troppo tardi. Non cambia il fatto che non si è riuscita a salvarla. Miwa-chan invece è viva. Tan tan tan. Cosa? È impossibile. Il notiziario ha detto qualcosa riguardo una paziente vittima dell'errore medico. Oh, deve essere stata dura anche per lei. Ho sentito che è stata trasferita in un altro ospedale. Che succede, cara? Tutto bene, dottoressa. Quindi è viva. Diamoci da fare, dottoressa. Sì, certo. Oh, che... Oh, che carina che è, Dio mio. L'amo, Takemi. Mi aiuterai, vero? Ignora quello che ho detto. Riprenderemo subito a lavorare. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Oh, Dio mio. Come si fa a non amarla, sta ragazza? Oh, ma non posso sceglierla. Ho già fatto la mia scelta. Come... Oggi ci muoveremo in fretta, quindi durante gli esami potresti provare un po' di dolore. Scusami, stringi i denti, ok? Lo facciamo per Miwa-chan. Grazie, sei un bravo ragazzo. Una volta perfezionata la medicina, ti presenterò Miwa-chan e gli dirò quanto sei stato prezioso. Forza, spostiamoci nella sala visite. Oh. Come si fa a non volerle bene sta ragazza, santo cielo. È troppo una patatina. Una patata gotica. Per oggi è tutto, stammi bene. Oh. Mi farà male non sceglierla, lo so già. Oh, ciao, dopo l'ultima dose hai notato qualche cambiamento? No, oggi ho strapazzato troppo, davvero mi dispiace. Ma non sprecherò l'occasione che mi stai dando. Recupererò il tempo perso. Dio, che problemi ho. Non posso credere di aver finito per piangermi addosso per tutto questo tempo. Miwa-chan ha sempre lottato. Anche io devo lottare per lei. C'è qualcos'altro che posso fare? Sei proprio un ragazzino strano. Hai già fatto molto per me. No, il resto spetta a me. Tutto ciò che manca sono gli ultimi ritocchi. E questo farmaco sarà pronto. Oh, comunque riposati per bene adesso. Ricordati che puoi sempre chiamarmi. Ok, buonanotte. Come si fa a volerle male a sta donna, santo cielo. Oh, caca. Ah, chi è che scrive? Ehi, visto l'articolo? Quale articolo?
È un'intervista a un ragazzo della scuola. Studente M racconta Kamoshida violenza senza controllo. Questo in soldoni, parla delle punizioni corporali. Pensi che M sia Mishima? Probabilmente. Potrebbe essere lui, sì. Anche quel fansite poi ci ha aiutato parecchio. Possiamo lasciarlo tranquillo, non ci sta facendo niente. Ci becchiamo, insomma, era per dire bravo Mishima. Quell'articolo forse l'ha scritto quella reporter che abbiamo incontrato al crossroad. Dovrei leggere l'articolo di cui parla Ryuji. Come pensavo, l'autrice Ichiko Oya. Capisco, questo articolo potrebbe tornarci utile. Vero? Se il signore del palazzo lo legge, cambiando la sua cognizione dei ladri fantasma... Ehi, Phoenix, sarebbe un peccato se non sfruttassimo il nostro vantaggio. Se riusciamo a far sì che scriva di noi in positivo, l'opinione su di noi migliorerà. Dovresti provare a farle scrivere altri articoli su ladri fantasma. Direi che è una buona idea. Un altro rapporto. Devo farti il rapporto sugli ultimi sviluppi. Hai tempo oggi? Mi sembri molto occupato. Anch'io sono stato molto indaffarato e penso potrebbe esserti molto utile. Che ne dici? Vuoi saperne di più? Scusami Mishima, ma c'ho da fare. Un nuovo incontro. No, Kikyoji. No, di nuovo Akechi-kun. Perché mi fai questo, Akechi? Il servizio inizierà tra poco. Hai da fare o vuoi passare il tempo insieme? Sento che di potermi avvicinare, non penso che il mio legame con Akechi si rafforzerà per ora. Ah, allora scusami, ma c'ho da fare. Perdonami, Akechi-kun. Andiamo a Shinjuku ora. Non per passare la serata con Mishima, ma per passarla con lei. Però prima devo andare in un altro negozio, aspetta. Devo entrare qui dentro. Abbiamo la possibilità di imparare a giocare bene a freccette e la possibilità di creare altri articoli con di infiltrazione. Benissimo, signorina, salve. Ehi, quella è la veggente di cui parlano tutti. Ti va di farti fare una lettura? Sì, sono qui per questo. Oh, ciao, prego, accomodati. Ciao, è la tua prima volta qui, vero? Non capita spesso che si fermino dei ragazzi. Comunque mi chiamo Chihaya Mifune, oggi predirò il tuo futuro. Per iniziare, dimmi come ti chiami. Sono Phoenix Star. Ok, Phoenix Star-san, capisco. Hai un nome fortunato. Comunque, a quale tipo di consulenza sei interessato? Il pacchetto completo. Molto bene, suppongo che la vita di un liceale non sia facile. Dunque, iniziamo con una lettura di prova per sondare il tuo destino. Oh, potenze celestiali, mostrate il destino di questo ragazzo. Clink! La prima carta è... Ah, capisco. Mentre la seconda... Oh! La prossima è... Non ci capisco un cazzo. Sì, vedo ogni cosa. Un raggio di luce oscura il sole, come una freccia che trapassa il cielo. Capisco. Sembra che il futuro ti riservi del denaro. Oggi avrai molta fortuna in questo senso. Il denaro di cui parla ti aspetta a casa. Torna a casa senza fare deviazioni e troverai 5.000 yen ad attenderti. Farò proprio così allora. Proprio come dovresti. Il fato è assoluto. Beh, grazie. Ma che succede? Strano, Star-san. Il flusso del tuo futuro sembrerebbe indicare... Rovina? E un prigioniero chiuso in una cella isolata? Cazzo, ci ha azzeccato. Sembri una brava persona, Star-san. Ma forse frequenti cattive compagnie? Al di là di questo... Oh, a quanto pare questa strada ti condurrà alla morte. Come posso evitarla, la morte? Non posso dare consigli in merito. Quando la predizione nasce in un modo tanto naturale, è impossibile dubitarne. Cazzo, sto per morire allora. Tuttavia, ora che ci penso, potrebbe esserci un modo per imbrigliare il destino. Ecco a te. Hai solo bisogno del mio oggetto mistico speciale, la pietra sacra. Mi sa tanto di stronzata. Con il suo potere a disposizione potrai evitare anche le situazioni più tormentate, almeno credo. Cazzo. Normalmente la raccomando ai clienti più esperti, ma la tua è una situazione critica. La pietra è imbevuta di un'aura gioiosa che drena le energie negative che ti circondano. Devi solo tenerla avvolta in un pezzo di stoffa e ricaricarla alla luce lunare di ogni 3 giorni. Va bene. Costa solo 100.000 yen, non male per un oggetto che può cambiare il tuo futuro, vero? Sembra sospetta. Non è una truffa, lo giuro. Quindi non la vuoi proprio, in realtà la comprerei, io posso.
Sarà triste vedere tanta giovinezza passire così presto. Beh, se dovessi cambiare idea, vieni a trovarmi. Ti aiuterò se me lo permetterai. Che palle queste storie che devi fare due volte per poterla attivare. Oh, sei tornato. Ti stavo aspettando. Il capo sembra stranamente allegro. Mi chiedo che stia succedendo. Ehi, Phoenix, com'è messo il tuo portafoglio? Abbastanza bene. Sei senza speranza. Sono più ricco di te, stronzo. Tieni. Cosa? Sono 5.000 yen. Ho vinto un po' di soldi alla lotteria e li condivido volentieri. Grazie. Vedi, a volte so essere gentile. Comunque, ricordati di chiudere il negozio, come sempre. Ehi, quindi quella veggente aveva ragione. Credo proprio di sì, Morgana. Ha indovinato la cifra esatta. Forse quella Chihaya ha davvero letto il futuro. Aspetta, non va bene. Sbaglio, ha detto che stai per morire. Forza, dobbiamo parlarle ancora prima per capire cosa fare. E magari potrei farle predire la mia compatibilità con... con? Lascia stare. Sembra che Chihaya riesca davvero a predire il futuro. Forse dovrei tornare da lei e provare di nuovo. Poi c'è quella pietra sacra, ha detto che costa 100.000 yen. Minchia. Beh, abbiamo già 5.000. Beh, non costa meno, costa più di una persona, quindi posso permettermelo. Che tra l'altro, questo rapporto con Chifuyu, tra l'altro, io l'ho portato molto più avanti nel tempo, perché appunto racimolare 100.000 yen a inizio gioco non è mica facile. Ehi là! Ah già, ormai sappiamo dove si trova il tesoro, vero? Qual è il piano? Vogliamo già mandare la lettera di sfida? Aspettiamo ancora un attimo, non ho ancora deciso. Beh, abbiamo ancora un po' di tempo. Fammi sapere quando è finito con i preparativi. Però non aspettare troppo, amico. Esatto, non aspetterò troppo, fidati. Quanti giorni prima che Kaneshiro mantenga la parola? 15. Non mandi la lettera? Se nessuno di importante mi vuole, mandiamo la lettera di sfida. Yusuke, hai ragione. Io dovevo venire a trovarti ieri e anche i giorni prima. Ho bisogno del tuo aiuto, Yusuke, e non ci sei. Fantastico, grazie Yusuke. Oh beh, visto che allora nessuno ha bisogno di me, direi che manderemo la lettera di sfida. Vediamoci tutti al ritrovo, ragazzi. Va bene, vengo subito al ritrovo. Bravo Yusuke. Oh, Ryuji, ciao. Ehi, Makoto! Qualcosa non va. No, no, niente. Beh, non mi pare proprio che sia niente. Senti, ci ho pensato un po' ultimamente. Come dire, ho avuto un'idea per una nuova mossa. Tipo un attacco combinato, ecco. Mi è venuto in mente giocando a un videogioco e per questo attacco avrò bisogno del tuo aiuto. Del mio aiuto? Sai che ti dico? Lascia stare. L'ho visto fare in un gioco e ho pensato che fosse una figata, ma quando lo dico sembra assurdo. Assurdo, eh? Quindi in sostanza potresti aver escogitato un attacco speciale capace di surclassare i precedenti. Io cosa? Perché non mi spieghi la tua idea? Da come ne parli, deve essere una mossa niente male. D'accordo. Solo non ti arrabbiare, ok? Ed ecco il mio piano. Ah, capisco. È troppo stupido, vero? Ma sì, scherzavo. Dimentica tutto. Potrebbe funzionare. Già, potrebbe Aspetta, cosa? Ma se davvero vogliamo farlo, dovremo impegnarci più di quanto abbiamo mai fatto. Pensi di poterci riuscire? Sì, signora. Conosceranno il vero significato della parola dolore. Bravo Ryuji. Ora però dovremmo andare. Non vorrei fare aspettare gli altri. Sì! Bravi ragazzi che avete inventato una nuova mossa. Bene, bene. Resta solo da inviare la lettera di sfida, giusto? Dovremmo farlo immediatamente. Sono d'accordo, anche se stavolta non sarà facile. Già, nessuno lo conosce realmente. Quante gliene vorrei scrivere su quella lettera? Va bene. Oh, Phoenix, senti questa. Stavo parlando con Makoto e ci siamo inventati questa mossa assurda. Di che si tratta? Beh, è un po' difficile da spiegare a parole. Tranquilli, spiego io. Allora, il piano è... Ha appena... Oh, la stella si è appena illuminata.
Potevano farla vedere. Quindi è come quando ha reagito con me e Lady Anne la volta scorsa. Però altre volte non reagisce affatto. Non riesco a capire come funzioni questo affare. Anziché esaudire desideri, forse offre solo un po' di supporto. Finché è un effetto positivo per noi, mi va bene. Allora proviamoci quando ne abbiamo l'occasione. Segui il mio ritmo, ok? Sì, signora! Ecco la mossa speciale di Ryuji e Makoto. E ora salviamo. Bene, è il momento di inviare la lettera. Dovremmo inviare la lettera di sfida. Ma va? È quello che ti ho appena detto, Ryuji. Ora la domanda è, come facciamo a inviargli la lettera di sfida? Già, non sappiamo dove vive. Eh? Perché non usiamo lo stesso metodo dell'altra volta? Facendoti rapire? Sono stanco di vedere pochi clienti nella stagione delle piogge. Quale sarà il piano di Makoto? Comandata alla fine con la lettera di sfida. Makoto ha portato Ryuji con sé. Ha detto espressamente che non c'era nulla di cui preoccuparsi. Mi chiedo cosa voglia fare con lui. Qualcuno ha avuto notizie da loro di recente? Nulla di nulla. Capisco. Sono sicuro? Anne, mi devi dire qualcosa. Che sta bene, se c'è Makoto con lui. Se Ryuji fosse andato da solo, mi sarei preoccupata. Non hai tutti i torti. Domani lo scopriremo comunque. Per ora riposiamoci. Ok, a domani. Domani finalmente colpiremo. Riposiamoci così saremo in forma smagliante. Sì, ma io vorrei uscire, Morgan. Vorrei andare almeno a comprare i frullati. Allora, fammi vedere se c'è il curry volentieri. E ci sono un po' di ingredienti per il curry. Prepari del curry per domani. Non è un'idea malvagia. Prepariamolo. Oh, stai preparando la cena. Sto tornando a casa, ma attenzione coi fornelli, ok? Sì, capo. Vediamo qual è il prossimo ingrediente segreto del curry. Sembra stia andando tutto bene. A proposito, cos'era quella salsa marrone che hai aggiunto? La salsa Worcester. Ah, questo semplice condimento aggiunge ricchezza e acidità, dando al curry un gusto leggermente diverso. È possibile utilizzare anche una salsa d'ostriche. Il sapore risultante sarà simile a quello del curry preparato il giorno prima. Salsa Worcester, non riesco nemmeno a pronunciarla. Mescoli tutto con un tale slancio. Lo so, Morgana. Wow, la salsa Worcester. L'abbiamo comprata una sola volta in casa mia. E devo dire che non è sto granché. Non capisco perché gli americani con la salsa Worcester proprio ci si ammazzino. E in realtà, cioè, io penso che sia proprio una roba culturale. Anche loro magari assaggiano, che ne so, una roba che facciamo noi e non gli piace. Però la salsa Worcester non ha sto sapore incredibile. Chissà cosa significano questi poster. Pare siano stati i ladri fantasma. Guarda, ce ne sono alcuni anche di là. Che si tratti di pubblicità occulta. Giulia Kaneshiro, e chi sarebbe?